Tante grazie a tutti voi e anzitutto ai compagni che organizzano questo evento, questa iniziativa, così necessaria in questi tempi che scorrono, no? Nell'Europa. In realtà mi piacerebbe fare uno schema generale prima di entrare un po' a spiegare come è stata la creazione di Podemos, e per questo è iper necessario capire che la Spagna attraversa una situazione di crisi politica, economica e sociale, cioè una crisi in tre dimensioni che alla fine è diventata un problema politico, anzi un problema di governo per le proprie istituzioni, per il proprio apparato dello Stato, per le proprie elite politiche e economiche. C'è un momento specifico in cui noi dobbiamo pensare, allora che articolerò un discorso sulla crisi che oggi attraversa la Spagna, no? Il momento della creazione del regime del 78 con la transizione politica spagnola, in cui si hanno sviluppato le basi fondanti del nuovo processo di governo che ci ha portato fino adesso, no? Allora, questa crisi del regime del 78, questa legittimazione è stata spaccata dal movimento Con Insieme, no? C'erano diversi pilari fondamentali economici di rinnovazione dell'elite, dalla dittatura alla democrazia, tra virgolette, che alla fine si hanno dimostrato come senza capacità per governare diciamo, un paese e la sua cittadinanza, però hanno fatto da tanto tempo una politica che è stata realmente brutta, no? La politica della corruzione. Se qualcosa è identificato questo governo, sia del Partito Socialista come del Partito Popolare e prima dell'Unione di Centro Democratico, un'area X della dittatura franchista, e che si è basato soltanto sui cicli immobiliari, i cicli finanziari e la corruzione politica e economica, che alla fine sono tutte le cose che non hanno niente, non c'è nessuna relazione con la preoccupazione generale della popolazione in Spagna, no? E poi 30 anni dopo, 40 anni dopo, scoppia il 15 insieme, no? Questo momento di espressione politica delle piazze, della campana, che alla fine cosa dimostrava? Dimostrava che c'era un'indignazione generalizzata della popolazione contro le sue elite. Cioè, il governo non era in grado di capire che cosa bisognava alla popolazione, cosa era necessaria per la popolazione in quel momento specifico. E perciò, in questo momento, il 15 maggio del 2011, una data fondamentale per capire poi come è stato il percorso di creazione di Podemos, no? Come tutti sapete, forse spiego un po' adesso, a Spagna abbiamo avuto 4 anni di conflitto forte in piazza, 4 anni in cui noi ci abbiamo sbattuto contro le diverse forze del regime, abbiamo fatto tutti i cambiamenti possibili a livelli sociali, sia nella questione della casa, sia nella questione pure nel centro del lavoro, nel centro di studio, nell'università, eccetera. Abbiamo capito che in realtà tutta questa ricchezza accumulata, tutta questa lotta, conflitto sociale, l'abbiamo fatto per una cosa, per capire che è necessario mobilitarsi quando quelli che ci governano in realtà non siano delle soluzioni specifiche per i problemi della gente. Quindi è stata un'esperienza quasi di autogoverno della popolazione a se stessa. In realtà questo ha dimostrato una logica che è fondamentale per capire pure Podemos, che se non facciamo la politica noi, la fanno loro. E se la fanno loro, sappiamo che cosa ci danno corruzione, ci danno impoverimento generalizzato, ci danno precarietà, ci danno tante le cose che noi non ci meritiamo. Perché? Perché alla fine abbiamo dimostrato che la propria struttura di un paese la fa la gente, la fa i lavoratori, le lavoratrici, studenti precari, eccetera. E non la fa quelle lì che alla fine spoglia tutte le risorse comuni, eccetera. In questo senso, dopo 4 anni di conflitto sociale, è vero che si hanno vinto tantissime, si hanno fatto tantissime vittorie, no? Si è fatta la vittoria di fermare tutti i piani di privatizzazione della sanità pubblica, a parte l'esperimento, il piano della riappropriazione delle case con la PAL, la piattaforma di affettados por la ipoteca, siccome viene la lotta per la casa, il momento per
per la lotta per la casa, e poi tantissime esperienze che a livello locale di gestione tipo delle risorse municipali, tipo fermare le privatizzazioni, l'acqua pubblica, eccetera, eccetera, hanno possibilitato che sia una spinta fondamentale allora di costruire un nuovo soggetto politico, una nuova soggettiva azione che parta dal basso e allo stesso tempo ha l'intenzione di poter governare per la propria gente. In questo senso, pure è stata un'altra, possiamo dire, un'altra vertenza in cui abbiamo visto che indipendentemente da tutte le vittorie sociali non bastava, cioè l'elite, le istituzioni, il governo non si ascoltavano mai, nel senso che noi facevamo tantissime cose in comune, cose che alla fine hanno costruito un relato storico quasi di il popolo, i popoli spagnoli hanno fatto una politica in cui hanno capito che per creare altre istituzioni, creare un nuovo governo della gente era necessario mobilitarsi e andare avanti, però in ogni caso il governo ha fermato tutte le vie delle comunicazioni, ha fatto una politica tipo di non ascoltare, no? Perciò è molto difficile avanzare in questo senso. E allora, entriamo un po' nella questione di Podemos, pure dobbiamo capire che prima quali sono i dati, no? I dati che ci portano a questa situazione. Un 60% di disoccupazione giovanile, un 25% di disoccupazione, un milione di persone giovani innanzitutto emigranti da 2010 fino adesso, e poi ad esempio 20 milioni di euro di tagli all'istruzione e alla sanità pubblica. Quindi dobbiamo capire che l'offensiva proposta dal governo del Partito Popolare e prima dal governo del Partito Socialista è stata fortissima, e penso che voi sapete bene, conoscete bene questa realtà. Detto questo, per spiegare un po' la roba di Podemos, si deve capire tutti questi dati e tutto il percorso che ci ha portato avanti per capire che era necessaria assaltare il potere. Cosa vuol dire assaltare il potere, no? Assaltare il potere non è direttamente fare una riappropriazione dal basso delle piazze, delle forme di governo per la cittadinanza, non è diciamo entrare nel comune e gestire gli assunti collettivi a livello di città o paese, è un'altra storia, a parte perché capiamo che attraverso l'esperimento dei 4 anni di conflitto in piazza, di movimento, abbiamo capito che attraverso l'autoformazione e le diverse, possiamo dire, esperienze, che il governo in realtà, il governo del Partito Popolare, la destra spagnola, in realtà non conta quasi niente, conta la troica, conta quelli che in realtà hanno capacità di dirigenza politica, dirigenza economica del piano europeo. Perciò sempre abbiamo criticato che il governo di Rajoy era una sorta di marionetta, appunto, una marionetta di Merkel, di Mario Draghi, della Banca Centrale Europea, eccetera. E per questo pure dobbiamo capire che perché Podemos si presenta alle elezioni. Podemos si presenta alle elezioni europee perché capisce che c'è un movimento, l'apertura di una finestra d'opportunità in cui la gente vuole espressare la sua indignazione in altro modo. Perché? Perché prima delle elezioni europee sono state le elezioni del 2011 regionali e comunali, che alla fine non sono state molto, come dire, molto precise per noi, perché i risultati elettorali per le forze di sinistra non sono state così alti, così grandi. E perciò queste elezioni europee sono state un'opportunità storica. E penso abbiamo accettato, penso abbiamo fatto le cose bene, penso abbiamo fatto un'esperienza opportuna in questo senso per Podemos, perché pure è stato una cosa intelligente capire come se noi proviamo a saltare la dimensione europea, se noi proviamo a mettere contro le mura i poteri finanziari dicendo che c'è una forza politica che viene dalle piazze, che viene dall'esperienza collettiva, che si rivela frente all'austerità del debito, in realtà portare questo discorso al campo europeo, al Parlamento europeo, è un'opportunità per riflettere tutto quello che abbiamo vissuto, tutto quello che vuole la gente. In realtà io capisco che
tanta gente voleva vedere a Pablo Iglesias, ad esempio, una persona, un professore all'università, adesso segretario generale di Podemos, dicendo le cose che diceva in TV, ma al Parlamento europeo. E questa è una roba che è stata veramente importante, no? Nel senso che era necessario capire come, se, rimanendo in piazza, organizzando la piazza, pure se era necessario dare il salto alle istituzioni. Allora, questa è una cosa, una chiave fondamentale. E per dire questo, pure dobbiamo dire che Podemos, in qualche senso, ha rotto il schema tradizionale di agire della sinistra socialdemocratica, comunista, capitalista. Perché? Perché ha capito che le contraddizioni sociali, alla fine, attraverso le tante anni di crisi, gli esperimenti delle categorie sociali, la fragmentazione della cittadinanza, soltanto in questo momento storico si può risolvere in una maniera molto concreta, che è cambiando l'asse destra a sinistra, quelle categorie storiche per l'asse basso, tipo la cittadinanza contro l'elite. E questo è un esperimento che in realtà ha le sue condizionamenti, cioè non è solo capire che questo asse nuovo che opera come una novità è importante per costruire Podemos, ma è importante pure capire come la base sociale di Podemos, e questa è una cosa che si è dimostrata il 31 gennaio a Madrid, tipo la composizione della piazza, quel corteo, la marcia del cambio che abbiamo organizzato da Podemos, è molto di sinistra ancora. Cioè c'è una differenza grandissima tra l'asse che noi pensavamo e la realtà politica di composizione di questo progetto di Podemos. La cosa fondamentale da capire è che il voto può essere un voto di indignazione che piano piano si organizza al di dentro di Podemos in un'area più larga, però la base, possiamo dire, più militante, la base più strutturata, più organizzata e consapevole di Podemos è sempre quella cosa che abbiamo capito che si chiamava, tra virgolette, il popolo di sinistra, sia di sinistra più anticapitalista, radicale o più riformista, però in ogni caso di sinistra. E questo è interessante capire, perché se c'è una domanda: Podemos essere sinistra, socialdemocratico, è una sinistra, che tipo di sinistra è? E qua dobbiamo capire che in realtà il Centro dell'Inchiesta Sociologica, un organismo del governo, quando chiedeva alla popolazione nell'asse 10 estrema destra, 1 estrema sinistra, dove collocava Podemos, la gente diceva 2, quindi la percezione in generale della gente è che Podemos è una forza di sinistra. Poi evidentemente le proposte hanno cambiato tantissimo, non è lo stesso il programma politico di Podemos nell'Europea che adesso, però dobbiamo capire che pure ci sono diverse dimensioni al di dentro di Podemos. In questo senso, queste diverse dimensioni sono la dimensione più di direzione politica, quello che escono in TV, Pablo Iglesias, Seymour Rejón, Teresa Rodríguez, e poi che fanno un discorso forse più stretto, di tipo dire le cose chiare, però non dire le cose che a tutti ci piacerebbe di dire, no? In questo senso c'è un'altra dimensione che è la base di Podemos, questa base che alla fine, quando va in piazza, quando fa l'intervista nei mezzi locali, dice dei programmi politici che noi abbiamo articolato per le elezioni europee. E quindi ci sono due dimensioni che piano piano stanno a convergere, però intanto è molto importante capire che Podemos non è un blocco monolitico, ma che esistono diverse vertenze che alla fine hanno una sorta di reciprocità in questo senso. E allora, noi abbiamo tantissimi dibattiti, il dibattito sull'Europa, il dibattito di come creare una coalizione contro lo Stato del debito, cosa fare con l'economia, cosa fare pure con le risorse, la nazionalizzazione delle banche. Ci sono tantissimi dibattiti aperti che piano piano si stanno sviluppando dal basso, dibattendo nei diversi circoli. Appunto, sono 900 circoli territoriali e alcuni tematici che in generale possono, tipo, persone che li attraversano ogni giorno possono essere
a livello statale 25.000 persone, quindi un esperimento di massa, e lo abbiamo capito sempre in questi termini. E poi dire che evidentemente ci sono tantissime domande, però la situazione di la realtà politica che noi attraversiamo nello Stato spagnolo alla fine ci dà certa direzione di come agire in questo senso. Ad esempio, quando abbiamo fatto la cosa della renta basica universale, il reddito di base, noi siamo stati criticati in maniera violenta, in maniera aggressiva per i media, per le forze economiche del regime politico, no? E come dire, come state a finanziare, costa a mettere i soldi per sostenere questo reddito universale? E allora, sono delle domande che in realtà noi non abbiamo mai pensato. Cioè, una cosa è il programma elettorale, una cosa, e poi c'è delle cose che tu puoi applicare nella pratica quando sei una forza di governo, però intanto c'è un distacco, no? Come dire, c'è una cosa che non ti permette per il momento di capire come fare questo tipo di cose, però è importante capire in questo senso che le proposte politiche, economiche che noi abbiamo fatto nel programma dell'Europea ancora sono, pensiamo portare avanti, però d'altra maniera, forse moderando un po' il discorso, forse spiegando le proposte in un'altra maniera, però indipendentemente di pure c'è il pericolo di certa gente a Podemos, di un settore di area più forse riformista, keynesiana, che vuole modificare un po' le proposte, però di solito la gente sostiene delle proposte del programma politico delle elezioni europee. E poi nel percorso di Podemos abbiamo fatto tantissimi eventi, no? La manifestazione del 31 gennaio, la marcia del cambio a Madrid, in realtà una settimana prima noi pensavamo che era un fallimento, una sconfitta. E ci abbiamo trovato in piazza 300.000 persone a Porta del Sol, quindi è stata una bella giornata e alla fine per noi è stata pure una spinta per capire che Podemos non è un strumento di mobilitare la popolazione, ma tutto il contrario, è una cosa all'inversa, è una cosa che ha il suo senso precisamente di mobilitare la popolazione, e non è un esperimento che lascia la gente a casa, no? È tutto il contrario. Poi, allora, c'è un'altra discussione molto importante, e questa sì ha generato un po' di tensioni al di dentro di Podemos. Questa discussione si basa anzitutto nella questione del momento politico. Quest'anno in Spagna ci sono due elezioni regionali, comunali a maggio, e poi a novembre sono le legislative. È un momento molto difficile, perché? Perché abbiamo tre tipi di elezioni in tipo 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi. Noi dobbiamo fare dei programmi politici, rappresentare, dobbiamo fare delle riunioni, dei diversi incontri, e allo stesso tempo dobbiamo articolare un discorso pubblico potente e trovare i candidati, eccetera. Quindi non è una roba così facile. Però una parte di Podemos pensiamo che noi non dobbiamo abbandonare piazza. Questo vuol dire. Pablo Iglesias ha fatto un esperimento di comunicazione molto forte, nel senso di noi siamo l'unico progetto che può fare ritornare le istituzioni, il potere, il protagonismo alla gente, alla cittadinanza, e questo si può fare soltanto attraverso le elezioni autonomiche, regionali, scusate, comunali e legislative. E d'altra parte alcuni pensiamo che in realtà questo è vero, questa è una verità forte, che è sostenuta, e allo stesso tempo pensiamo che non c'è capacità di governare niente se non c'hai una base organizzata, se non c'hai un popolo organizzato che può in realtà sostenere quelle riforme che tu farai al governo. E perciò c'è una sorta di tensione politica che ancora non è risolta, però piano piano stiamo provando stiamo facendo il tentativo di capirsi tra noi e vedere come si può articolare la cosa di vincere in due sensi, no? Perché a parte vincere non è soltanto prendere le istituzioni, è prendere il potere nei quartieri, nel centro del lavoro, nel centro di studio, eccetera. Per quello ci sono tantissimi dibattiti aperti ancora, ma poi
ci sono delle cose buone, ci sono delle cose buone che in realtà ci portano avanti tutti i giorni, questi giorni di follia che noi attraversiamo a Madrid con 6 ore di assemblea al giorno, poi un incontro, poi un'altra assemblea, un corteo, eccetera. E queste cose buone sono ad esempio l'esperienza municipalista. L'esperienza municipalista vuol dire che allora, è una forma di articolare un potere del protagonismo cittadino nelle diverse esperienze di configurazione, di creazione delle liste a il comune delle diverse città. Questa esperienza municipalista viene rafforzata anzitutto per l'esempio di Guanyin Barcelona. Guanyin Barcelona è una piattaforma che tipo la testa di questa piattaforma è Ada Colau, una storica dirigente della lotta per la casa Barcelona, che ha potuto dimostrare come il municipalismo dal basso, cioè forse in spagnolo empoderamiento. Il potenziamento della gente allora di fare questo tipo di programmi politici e di articolare delle domande si fa molto meglio, si fa in comune, si fa attraverso questo processo di creazione delle liste unitarie dal basso ai cittadini. Perché? Perché alla fine abbiamo capito che sempre ci saranno dei soggetti politici che vogliono far diventare queste robe cittadine, questa creazione, questi processi di articolazione popolare dal basso in cose che alla fine ci servono a loro per fare una piattaforma per dimostrare che loro sono il vero soggetto. Però per evitare questa cosa è importante capire come la composizione alla fine condiziona il dibattito, condiziona l'articolazione politica. E questo è stato un po' il municipalismo, no? In capire come tutti i processi di costruzione delle iniziative unitarie, delle liste elettorali, devono essere fatte lasciando a parte un po' il nome del soggetto e capendo che tutte le persone che cooperano per creare queste iniziative alla fine sono ugualmente utili a portare tantissimo. Perciò questa forma di municipalismo, a parte, sta facendo un'inchiesta di come organizzare, come articolare, come gestire le risorse e le istituzioni comuni al comune, alle città, per poi fare una politica che una politica di proposta, di dibattiti, eppure una proposta di rompere lo schema di corruzione politica, corruzione economica, dell'austerità, dei tagli ai servizi pubblici. E questa è una cosa che ancora si sta facendo alla Spagna, di fare una richiesta su tutte queste questioni. E niente, posso dire. In realtà noi abbiamo uno specchio, lo specchio è le diverse iniziative che si danno in altri paesi, sia Siviza, sia altre esperienze, al Portogallo, Irlanda, pure Italia. E dobbiamo capire che non siamo soli in questo combattimento contro l'austerità. Dobbiamo capire che l'esperienza di Podemos non è un'esperienza da sola, ma che parte dell'arricchimento collettivo per fare diventare il progetto politico di Podemos una cosa comune a livello di coalizione politica e sociale dei popoli del sud, per cambiare la tendenza della troica e le posizioni più del potere finanziario. In questo senso vi ringrazio tutte e tutti per essere qua, passo la parola a